Buongiornissimo signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi come vedete super mood estivo, camicetta hawaiana mezza aperta, cioè non ce ne frega nulla anche perché c'è un sole incredibile. Oggi torniamo a parlare di scacchi, perché qui con me ho un pacco che pesa 8 kg, che mi è arrivato ieri, e questo è un pacco che non è destinato a me, è destinato al vincitore di un torneo di scacchi. Ecco, questa è una cosa che non vi ho detto qui su YouTube, ma ho preso parte su Twitch insieme a tanti altri streamer al PogChamps, che è questo torneo di scacchi che ha organizzato uno dei siti più forti al mondo di scacchi, che è chess.com. Ha dato una forte mano Hank a organizzare tutte le persone. Ho partecipato anch'io, sono uscito ai quarti di finale, quindi insomma poteva andare peggio, poteva andare anche meglio. Sono uscito contro Blur, che mi ha fatto un culo a strisce. Ma detto questo, quando Hank mi ha detto di questo torneo, in cui c'è anche un bel montepremi, il vincitore del torneo vince 2000 dollari, ha vinto 2000 dollari anzi, mi sono offerto, parlando con Hank, di procurare anche una scacchiera personalizzata che potesse in qualche modo, insomma, simboleggiare la vittoria di questo PogChamps, di questo torneo di scacchi tra, bene o male, principianti. Poi, giustamente, l'organizzazione ci ha anche, diciamo, fioppato dei maestri bravissimi che ci hanno aiutato a migliorare nel gioco degli scacchi, con strategia, tattica, puzzle, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ed è stata davvero una bella, bella esperienza. E oggi sono qui per mostrarvi questa scacchiera, quando tra poco arriverà qui a casa Tiz, che è stato il vincitore del PogChamps, e gli consegnerò per l'appunto questa scacchiera. Però prima volevo parlarvene un po' e farvela vedere per bene, e poi faremo la consegna del premio. Di solito per consegnare i premi ci sono tipo le belline, c'è una bella donna, purtroppo oggi ci sono solamente io, ma va bene così. Allora, in realtà sto prendendo anche questo pacco perché, come vedete qui, c'è scritto attenzione fragile, gigante, maneggiare con cura, perché ovviamente se è tutto in legno è un po' fragile, e conoscendo i corrieri voglio anche assicurarmi che sia intatta prima di consegnarla, prima di fare una figura di merda. Allora, sembra intatta. Ora la girerò e potrete notare una bellissima copertura, un coperchio davvero particolare, perché grazie a Hank e all'amministratore che conosce lui, di cui metterò il nome magari in descrizione perché ora mi sfugge il nome, abbiamo per l'appunto realizzato. E ma che bello! Vabbè, quanto pesa un fottio? Oh mamma mia! Abbiamo realizzato un'illustrazione che è un meme, insomma, un emoji di Twitch, che è Pepe, e in questo caso è Pepo Chess, cioè con la regina degli scacchi in mano, molto bella. Come vedete, tutta la confezione è coperta da questa illustrazione. Comunque abbiamo cercato di tenerla il più semplice possibile. Ora andiamo anche ad aprire perché voglio vedere tutto l'imballaggio. Come vedete, tutto in carta, plastic free, tutte queste robe così. Anzi, piccolo, piccolo flex dell'ecosostenibilità: il produttore, che si chiama Il Pianeta delle Idee, con cui ho già collaborato in passato, utilizza solamente energie rinnovabili. Quindi tutto questo è stato fatto, soprattutto la confezione, perché poi è un assemblato, non è stato fatto tutto, tutto per questo torneo, però è stata realizzata utilizzando solo vernice ad acqua, energia rinnovabile, quindi un bijou dell'ecosostenibilità. Abbiamo le due confezioni con all'interno i pezzi degli scacchi. Cioè, questi scacchi sono davvero fatti benissimo. Questi non sono stati realizzati apposta per questa scacchiera, sono stati presi da un set molto pregiato, perché non c'era ovviamente il tempo di fare il design da zero di questi pezzi, ma diciamo che non ho badato a spese. Poggiarli, muoverli dovrebbe essere davvero davvero piacevole. Ogni set ha anche la doppia regina. Che belli pedoni. Prendi questi scacchi in mano. Cioè, La soddisfazione. minchia. Senti, prendi un alfiere, che l'abbiamo perso noi. No, Fra, Alza no. qua. Tac. E gli do il tappo del vino Ma a sì. Tiz. Easter egg, tanto non se ne accorge finché non Fantastico. ci gioca. E questi sono Questi i rica... pezzi neri. Ok. Questo è il rovere, questo è in noce. E guarda questi che belli, legno nero. Massiccio proprio. Pensa a spostare questi sulla Ah, non scacchiera. cade di traverso. Cheat. E prima di farvi vedere tutto da vicino, faccio vedere anche la scacchiera, che è molto sottile. Anche questa è in legno, ovviamente. Dietro ho fatto incidere un paio di frasi che ora vi faccio vedere come si deve. E anche questa è molto, molto, molto
Bella, tra l'altro anche questa è tipo fuori produzione perché l'azienda che la produceva ha smesso di fare scacchiere, quindi è molto probabilmente non solo un pezzo fuori produzione, ma un pezzo abbastanza raro. Questa è la sì, tastiera, non so perché ma dico in continuazione tastiera, quando in realtà è una scacchiera. Che dire, i colori sono vabbè, chiaro scuro e ho scelto poi di avere un super contrasto in realtà rispetto ai colori, quindi sono due linee diverse rispetto alla scacchiera, ma direi che comunque il risultato ottenuto è gradevole. Faccio vedere dietro cosa c'è scritto. Ho inserito una citazione di un maestro di scacchi che ha scritto un libro all'inizio del Novecento, ha scritto più libri, ma una delle sue citazioni più famose è questa qui: Every chess master was once a beginner, che vuol dire ogni maestro di scacchi all'inizio era un principiante, che ho pensato essere, diciamo, la frase più adatta per descrivere questo torneo. È comunque abbastanza sottile, quindi non è ingombrante, è grande, sono 44,5 x 44,5 cm e andiamo a vedere i pezzi. Allora, il re è alto circa 10 cm. Sono 95 mm e come vedete il livello di manifattura, cioè GG. Personalmente uno dei pezzi che preferisco quando si parla di scacchi, soprattutto a livello di manifattura, sono il pedone, perché il pedone comunque ce ne sono tanti, quindi è giusto che abbia un buon livello di cura. Non solo il cavallo è anche il pezzo che preferisco perché è dove ci si può, diciamo, sbizzarrire più col design, e devo dire che questo è molto 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 carino. Direi che poteva andare molto molto peggio, anzi sono molto contento del risultato. Va bene, ora rimpacchetto tutto perché sta per arrivare Tiz. Ok, signori, Tiz ci ha raggiunto, Ciao. il campione del PogChamps, il vincitore, che è venuto a prendere il suo Ragazzi. meritato premio. Ora, io l'ho già unboxata, l'ho già fatta vedere in video perché c'era tutto l'imballaggio, quindi volevo Ok. che fosse pronta per gustartela, e quindi niente, prego. Pesa un Bene. po', sono tipo Ma 8, infatti sono 8 kg me la di immaginavo scacchiera. più piccola, invece No, le pesa dimensioni. la scacchiera è dimensione da No. competizione, Allora, no, no? quella competizione in teoria sono 50x50, questa è 44,5x44,5. Ah, quindi sarebbe ancora più. Sì, in teoria sono ancora più grandi con la competizione. Poi all'interno abbiamo le due Ma poi è confezioni con bellissima gli scacchi. con L'illustrazione è venuta da Dio. Paper chess, no? È fantastico. Cioè, è proprio Bellissimo, bello. sì. Bellino, sì. Bellissimo, è più o È meno, sì, proprio il sorriso di chi ha di vinto. chissà. Portato a casa la vittoria. Quello è stato il mio sorriso contro Paolo quando mi ha regalato la regina. Più o Ah, meno, sì, è sì, vero. è Con stata la questa regina, la reaction. infatti, che ti ha lasciato Esatto, più o meno Paolo. sono presa. Poi, quella, la confezione bianca, Ok. legno di rovere per gli scacchi, ovviamente, Ma bianchi. caspita, ma è una. Legno di noce per quelli. Ecco, ora voglio la reaction sugli scacchi, perché io quando l'ho presa in mano prima ho detto, porca vacca, li voglio anch'io. Non li faccio fare No, sono male. bellissime. Cavolo, che dettaglio c'ha la faccia del cavallo? Sì. E soprattutto sono triplo piombati. Col pedone lo lanci, però torna in Ah, e piedi. rimane in È piedi. perché c'ha la base leggermente curvata, poi c'ha il triplo Che piombo. dettaglio. Quindi queste possiamo usare su, tipo, in treno, quando trema tutto. Beh, non lo so. Questo qua è, diciamo, il primo premio, e forse l'unico, nel senso dipende da fine se voglio andare avanti a giocare a Ma scacchi e chissà sì, che. PogChamp Però, 2. capite, no, alla fine era un torneo tra beginners, Sì, tra principianti. quindi è giusto che. Cioè, la frase è azzeccata. Molto Questa è carino. senza bordi, senza lettere, Esatto, eccetera. elegante, semplice, infatti non ho messo nomi, non ho messo loghi di nessun tipo perché volevo che fosse proprio qualcosa che uno può utilizzare senza problemi. Però adesso voglio chiederti, siccome tu hai giocato anche su una scacchiera così, perché. No. Bugiardo. Su questo non ci ho giocato. No, ma No. dico, non hai giocato solo Ah, sul computer. sì, chiaro, chiaro. E dove va la regina? Allora, la regina va, quella bianca sul bianco, allora i bianchi vanno dove c'è il quadrato nero. Ah, vedi che lo sa. E La le regina è donne sempre devono matchata. matchare, quindi la bianco sul Esatto. bianco e nero sul nero. Esatto, questo anche io non lo sapevo, poi dopo siccome mio papà gioca a scacchi, Sulla fa scacchiera però, lui lo sulla fa. scacchiera così, lui mi ha spiegato. Perché quando giochi al computer sei abituato che te la mettono già in automatico. Eh E poi sì, ma dovrebbe piangere. soprattutto, cioè, ne parlavo con Stefano, quanto cambia rispetto a vedere tutta la tastiera dall'alto sul Ma computer e farlo qui? cambia È un'altra quello e roba. poi cambia che. Cioè, tu devi vedere anche i pezzi in presa. È molto più Lo scacco al re difficile. non è che ti dice, tipo, non è che si illumina e ti dice qua non puoi andare. Esatto, Devi proprio sapere le regole e devi. muoverti. Li mettiamo su così Vai. la vediamo. Aspetta, devi fare anche una sfida. Poi facciamo una sfida. Vai, ste contro Tiz. No, il contrario, due.
Ma tu sai giocare? Vuoi allenare? Ho giochicchiato un pochino. Però... Vuoi allenarti per il PogChamps 2? Ah, ci gioco volentieri, se la rifanno la seconda edizione è simpatico, più che altro insomma, attira tanta gente, quindi si ricrea quell'idea di community che insomma, nel tempo un po' si è strano senza bordi. Eh sì, è tipo l'Infinity Pool. Guarda che qua manca un pezzo. Azz, di già. Sarebbe fantastico. Non è vero. No, non è vero. No, non è vero, manca un pezzo. No, l'hai inculato, stai sicuro? Ste, dimmi che hai inculato tu un pedone. Ma no, prima l'ho messi. Prima li hai prima messi. L'ho messi e c'erano. E allora basta, per la posta, vuol dire che è qua. Perché io quando l'ho aperto ho visto, mi sembrava mancasse un pedone. Ho detto, sono pochi i pezzi. Poi ho visto due regine. No. Secondo me è stata una idea. Hai inculato tu un pezzo? No, Fra, aspetta. Stai registrando? Sono senza parole, sorry. Allora ragazzi, l'imballaggio l'avevo buttato prima. Mancava un pedone all'appello. Però appoggiando il sacchetto dell'immondizia, per fortuna c'è un rumore. E che voleva fare la partita con me partendo con un pedone di vantaggio? Ci ho provato, quindi... Eccolo. Cioè, eccolo. Quindi... Non ci posso credere. Ok, abbiamo l'ultimo pezzo. È un peso via dal mio cuore in questo momento. Il premio è intatto. Madonna. Possiamo fare la partita? Possiamo fare la partita, mi non hanno leggero. Sbagliato loro, era nel Non l'ho perso io, l'avevo buttato. Hai fatto bene a controllare nel sacco. Madonna, che ansia. In realtà anche il piccolo easter egg del pedone che mancava. Sì, era ha aggiunto un po' di... È quello strumento narrativo che mancava alla No, è il titolo del video. È arrivato il premio, ma manca un pedone. Col pedone con sotto. Chi l'ha visto? Sì. Signori, credo che sia ovviamente bene. Se vinco la partita mi tengo la scacchiera. Esatto, ci stiamo giocando la scacchiera. Ok. Col fatto che devi anche... Diciamo così. Premere è dura. Ma che bello. Va già così che... però. Beh... No, sento che potrei fare un danno, quindi lo appoggio così. No, aspetta, vai. Stanno già dimenticando il tempo, raga. Ah, che figo così. Insomma. Oh, cazzo. Raga, vendo biglietti per partecipare. Un piccolo gambetto, te lo dico. Oioioi. E qui è brutto. Porca vacca, sei brutto. Qui ti avrebbero detto un torneo. Cazzo, non hai toccato il cavallo, devi muovere il cavallo. No, finché non lo lasci, in teoria no. Ma in testa lo tocchi, lo devi muovere, ma tanto tranquillo che lo devi muovere, perché sennò lo perdi. Ma guarda, piuttosto lo perdo. Non lo voglio più toccare. No, non me ne sbatte più, non lo voglio. Anzi, facciamo così. Ah, così proprio? Sì. Ti regalo un cavallo, insieme al pedone perso. Attenzione, tengo il punto io, ragazzi, siamo a più... 2. Questa è la partita più breve giocata sulla scacchiera nuova. Siamo a più 2 per Tiz. Cioè, ti dico la verità, il mio obiettivo non è che era farti subito il gambetto perché volevo essere crudele, è che io apro proprio, cioè ho studiato questa partita e la faccio così. Ok. Ovviamente ragazzi, giocare sulla scacchiera è più, parlo con la Lola, è più complicato perché non vedi dove muovono perfettamente i tuoi pezzi, ovviamente dovresti saperlo, essendo semplice regole degli scacchi, però non vedi tutti gli incroci che potrebbero esserci, sì. Se qualcuno ti minaccia regina, torre, è tosta. E qua però hai perso la regina. Perché? Non puoi, sei sotto scacco? Ah no, è vero. Vedi il problema di non... È vero, sì. Poi ti ho detto, no, ho fatto la cappellata, ti ho detto, ah no, aspetta, il computer direbbe che non si poteva. Il computer avrebbe fatto... Mamma mia, abbiamo pochissimo tempo. E... ok. Dai, io segnalo gli scacchi quando ci sono, con uno schiocco di dita. Ah, è quindi drammatico. Devo quindi sei tu che hai perso un cavallo. Esatto, bro. Mamma mia. Queste indecisioni. Anche questo è il problema del arrocco distruttivo. Ok, sai che
Ho perso, vai, fammi questa mossa No, distruttiva. no, no, non, secondo me invece adesso devo stare attento. Insomma. Ah, più che altro dopo che ti abitui a giocare per tanto tempo sul Sì, è computer, diverso, fa molto effetto diverso. rigiocare sulla scacchiera normale. E no, fa effetto anche perché abbiamo anche poco tempo. Il timer dice 3 minuti e 10 secondi per Surri, 3 minuti e 06 per Tiziano. Guarda che arriva la paulata ora, eh. Arriva la paulata, me lo sento. Muovendo questa regina ho detto, io la sto muovendo, ma so che all'improvviso potrebbe scomparire. Secondo me, guarda. Ho fatto la cappellata. No, secondo me no. Cioè, sì, anzi, ti stai muovendo abbastanza aggressivo. No, raga, questo è for fun, eh. Sì, Beh, puramente for sì, fun. sì, Fino a 5 esatto. minuti fa mancava pure un pedone. Il Per problema del farvi capire. for fun è questo, che poi col PogChamps Solo fare una cappellata. devi fare super seriamente una cosa che in realtà sai fare a malapena. E quindi ti viene dopo un po' tipo da dire, vabbè, ma gioco solo se posso dimostrare che non sono un totale deficiente. Certo, E mi sa perché che oggi invece lo giustamente. dimostrerò appieno. Allora, qua vorrei fare qualcosa di carino. Poi è gigante la tastiera. Sul computer la vedi piccolina, vedi tutto Non è sotto una controllo. La tastiera. Hai scacchiera, scacchiera, non detto già so dove. 4 volte tastiera, non suoni musica. Ti conveniva mangiare col cavallo. Questo qua. Scambiamo, Ma poi tu non mangiavi. dai, sono in vantaggio. Sei Scambio in di vantaggio regine, come perché notate, quando il sei. timer Ah, viene vabbè. completamente ignorato. E tutto ciò va a discapito di Tiz, perché è solo il suo che scorre verso il basso, quello di Surri non scorre mai. Vabbè, ma giusto, è colpa mia, quindi. Adesso inizia ad essere pesante, Attenzione, io ho perso il calcolo dei punti. Oh cazzo. No, merda. No, sto vedendo le cose senza pensare. No, 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 vabbè, poi l'ho L'hai fatto. E l'ho fatto? fatto, sti cazzi. E adesso iniziamo a scambiare. Tan 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 tan. Però. Vision timer. Io ho Che qua il tempo se 1 minuto e 23. ne va, stiamo usando solo il Ho 1 minuto tuo. e 23. Però adesso siamo nel cosiddetto Siamo della merda. endgame. Ma c'è il regain dei secondi? No, mi sa di no. No, questo no, è alla morte, tipo. Ok. Ok. Salta un pedone, stiamo giocando veramente male. Pensa cosa penseranno i maestri quando guarderanno questa Diranno, partita. esatto, diranno, ma veramente giocano così male. Diciamo, questa qua è una bella mossa, invece ho sbagliato a muovere prima. No, questa è una mossa terribile. No, non è ancora fattibile. Ma no, Posso chiedere Ma per un tu hai sotto amico? scacco? Vedi che non li senza vedo. computer è Non li vedo, non difficile. li vedo. Ah, già, devo farlo io. Cosa? Lo scacco, ero io dove dovevo farlo. Ah, tu fai così, quando fai così è scacco? Sì, ma mi ero completamente scordato. Culo, cioè, potevi prendere quello No, infine. ma vedi, non Che sto più culo! guardando, perché io l'ho Ah! visto dopo. Abbiamo 40 secondi. E mo? Fantastico. Oh, merda. La cosa bella è che, cioè, vabbè, poi ve lo dirò. C'era un matto in uno. Ma no, c'era quel pedone che poteva mangiare quella torre da un Esatto! quarto d'ora. Questo pedone qua poteva fare quel No! che voleva. No! Infatti io non lo vedevo perché cercavo di attaccare la tua torre. Vabbè, è andata così. E allora anche qua potevi mangiarmi No, no, gualfiere. era qua la torre. Era qua, Era coperto, tutto era qua la torre. coperto. Vabbè, cambio. Scacchi così. Scacco di schiocco. Stiamo giocando Sì, malissimo. palesemente. Allora, Sei sotto no! scacco! Guarda che vince lui per il tempo. Speriamo! Avete giocato tipo 30 secondi in più sul tuo. Passate. Merda! No, non è vero. Lo schiocco qua. Cosa sto facendo? Sei sotto scacco! Io? Oddio! Cazzo, 4 secondi vai! Un alfiere!
scammatissima. Abbiamo giocato bellissima partita, bruttissima la partita, ma questo è che non li vedi sulla scacchiera, è stato fantastico. No ma ragazzi, raga, avete fatto venire l'ansia a me. Che ma poi tutti questi scacchi che non si vedono perché non te ne accorgi. Poi sono grossi, la tastiera, la scacchiera è grossa. La tastiera. Ok signori, allora io direi che possiamo concludere questo video qui. Ancora complimenti a Tiz per aver vinto la prima edizione del PogChamps. Sicuramente ce ne sarà una seconda, voglio ben sperare. Sì, parteciperà anche Stefano. Tutti. Sì, giocherò. Faremo al posto di 16. Tu arriverai molto più preparato. Questo è poco ma sicuro. Perché sei una persona che si informa, studia, si soprattutto si prepara quando c'è da fare, da reagire ai gambetti, non è vero? Secondo me la cosa bella di questo torneo era proprio che da principiante, con la preparazione, si è visto l'aumentare degli skill. Tutti miglioravano pian pianino, quindi a te veniva da dire, cioè, devo studiare, sennò non ce la faccio. Esatto, e poi è stato bello vedere tutte le partite di tutti gli altri e vedere se tu riuscivi a capire qual è la mossa migliore. Io no, spoiler. Spero di fare una bella figura, perché comunque tranne quando hai scoperto che potevi usare Stockfish mentre commentavi, quello fantastico, allora lì mi ha svoltato la serata. Lì anche i maestri erano dalla tua. Signori, per questo video è tutto, io vi ringrazio per la visione, ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi contenuti. Grazie Surri, da noi, dal PogChamps, da Tizza è tutto, ci vediamo presto, ciao a tutti.